Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Cristian Panzanaro. Migranti, ONG Geo Barentes, minori solo in tre città, adulti a Centro Nord. Molti minorenni non accompagnati sono già stati portati ad Alessandria e Livorno. Due prostitute accoltellate la stessa notte a Torino, fermati due uomini, episodi collegati, anche se ancora non è chiaro al movente. Due magrebini sono stati arrestati dalla polizia sabato 28 gennaio 2023 per i due tentati omicidi nella notte di lunedì 23 gennaio in via Trino e in via Biscarra a Torino. Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra mobile con il coordinamento del PM Paolo Scafi e Giulia Rizzo e della procura cittadina. Gli arresti sono avvenuti a Verona. Un ferito e due arrestati per tentato omicidio nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio 2023 in corso Vigevano a Torino. Si è trattato di una lite fra africani a cui a farne le spese è stato un sudanese di 34 anni. Regolare sul territorio nazionale, colpito con sassate e bottigliate, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Non ci sono buone notizie sulla qualità dell'aria delle città piemontesi. In base al rapporto annuale di Legambiente, nell'aria Torino è la prima delle 29 città italiane su 95 per superamento di limiti giornalieri di polveri sottili PM10, con 98 giorni di sforamento, e Asti è la terza con 79, più del doppio di quelli consentiti. Grazie per l'attenzione, Rosario Perez in regia. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Yeah.